La tana del ferito, oh oh oh. Ciao Praterigno. Così come allora ci risiamo. Rapallo, buongiorno, sì, però... buonasera, benvenuto. Vorrei... Braccio giù, mi raccomando, grazie. Se dimmi. Permetti, levarmi uno sfizio. Per favore, che non sia niente riferente al periodo... Leviamoci lo sfizio. No. Comunque, questa è la sinistra. Cioè... Ok. No, è che destra, è specchiata, capito? Allora sempre la destra. Allora, Maria Sofia Federico, tu dici una marea di cazzate! Non ce la faccio più a sentire quelle puttanate! E di qui merda! Transizione, porca musica troia, da Ciga Chat, clip di TikTok fatta! Non ce la faccio più! Porca troia! Tagliamo la testa al toro. Questo mi sembra... Punto pollo, me lo mangio! Hai rotto il cazzo! E con questo mi sembra d'accordo... Vaffanculo! E con questo è d'accordo con l'altro, quindi voglio dire... Quindi la discussione al momento non è ancora partita, perché li vedo concordi su questa cosa. Sì, no, esatto. Per ora diciamo che ce n'è un punto a favore. Ma... Grimo, sarà ridere perché già una prossima live organizzata. Infatti, Rapallo, ti ringrazio. Allora, innanzitutto, Rapallo, ribenvenuto di nuovo su questo canale. Ti presento Matilda, Andrea. Sentite? Sì, ok, adesso sì. Adesso un filo. Hai sentito quello che ha detto qualcuno? Puoi parlare? No, non ho sentito nessuno. Ok, adesso funziona, no. Direi che funziona. Allora, innanzitutto... Allora, vorrei premettere che mi piacerebbe che mi chiamaste con il mio nome, Riccardo J. Bossi. Come ho detto, ma ormai... precedenti, non voglio... Se no, non vorrei essere chiamato Gino Matematico. Chiamiamolo Riccardo, qual è il problema? Sì, è anche il mio nome di battesimo, per cui... Ah, vabbè, chiaro, Riccardo vabbè. Sia... Riccardo sia. Riccardo Bossi anche, Bossi. Riccardo Bossi. Direi che è un nome figo, dai. Questo è il mio nome vero. Chiaro. Grazie mille. Allora, ma come mai questo cambio? Curiosità personale. Beh, non era un nome d'arte, Gino Matematico, era solo un nomignolo che avevo messo qua... in live per non dare il mio nome vero, insomma. Va bene. E perché non vuoi più essere chiamato Gino Matematico? Perché questo è il mio nome, fine. Okay. Va bene, no problem. Allora, innanzitutto benvenuto di nuovo, Riccardo, genio o come si voglia. Sei qua per un motivo anche tu. Innanzitutto, Matilda, non so se l'hai già conosciuta, hai avuto qualche modo per conoscerla? No, piacere. Piacere, Riccardo. Ok, pensi che potete diventare amici tu e Matilda? Non so. Sulla base di... Mi sono appena presentato. Non so. Ok, no, visto che Rapallo comunque era un no secco. Tutto è possibile. Io la Pallo parla, c'ha gli occhiali in casa. Non ho capito, scusa. Quale cazzata hai detto che non ho sentito? Niente, stavo parlando con Riccardo. Ma esattamente il tuo ruolo quale sarebbe? Come in discoteca, la figura così per attirare la gente, probabilmente qualche dodicenne con un'erezione lo otteniamo in questa chat, probabilmente. Arrivo subito. Però è vero, effettivamente Rapallo, come mai gli occhiali da solo in casa, se posso permettermi? Ormai fanno parte della mia personalità. Ok, tanto veramente una voce... Sei cresciuto, ti sei inspessito, vedo. 13 kg in un anno. Complimenti, ci puoi fare vedere il bicipite? Vuoi vedere il bicipite? Certo. Dai, mi levo la divisa prima. Vai. Ma con l'occhiale ti levi la maglietta. Porca vacca, che roba. Porca vacca. Madonna, oh. Ma pensa a te che roba. Ma quando eri entrato in live tempo fa eri magrissimo, o sbaglio? Questo comunque è tutto merito... È tutto merito di mio padre. In che senso, scusami? Cioè, scusami, in che senso? Al personal trainer. Mi stavo perplimendo, perché detto così non era proprio chiarissimo. Mi stavo perplimendo un attimo. Chiaro. Il personal trainer mi ha aiutato, piani alimentari, schede, eccetera. Chiaro. Quindi già se ne avete bisogno. Io un po' di dieta non mi guasterebbe, effettivamente. Quindi. Scrivetevi qua, mi raccomando. Chiaro, aspetta un secondo. Oh, Riccardo, eccoci.
Eccoci, scusate, ho dovuto cambiare stampa. No, tranquillo, abbiamo fatto... Era la fastidio mia madre. No, tranquillo, nessun problema. Allora, intanto, come puoi vedere, Riccardo, ti presento il tuo avversario di oggi, è Rapallo. Ti dico due informazioni... Sì, io non ho capito perché lo chiami avversario, quale sfida ci dovrebbe essere, quale comunque... Mi rimetto un attimo alla divisa, intanto che parli. Beh, Rapallo ha... Ha appena comunque confermato di essere mille volte migliore di te, e quindi ci sarà uno scontro per capire chi vince. Tu, Riccardo, immagino mille che volte hai... meglio, okay. Beh, tu, Riccardo, mica pensi essere migliore di tutti, di base? No, assolutamente no. Ne sei convinto? No, assolutamente non sono affatto convinto di essere migliore di tutti, ah. Assolutamente. Quindi può essere che Rapallo sia migliore di te? Ma sai, dipende da che punto di vista, sai. Ti vedo cambiato. Inizialmente quando si dice migliore non si intende in senso assoluto, ma relativamente a un qualche aspetto. Non so perché dire, se magari Rapallo gioca molto bene a Fortnite, è migliore di me a giocare a Fortnite, no? E dialetticamente chi pensi che vincerebbe tra voi due? Non ho capito. Non lo so, dal momento che non conosco Rapallo, non sapevo neanche della sua esistenza prima di stasera, per cui... Chiaro. Allora, Rapallo, facciamo così, partiamo un attimo subito con una domanda. Rapallo, tu in cosa pensi di essere migliore rispetto a genio matematico Riccardo? Dalle live che hai visto, insomma, c'è qualche concetto, qualche cosa che pensi abbia sbagliato, qualche critica che vuoi porre nei suoi confronti? È poco furbo. Sì, ma in che cosa? Ma anche il contesto, però, in che ambito? Allora, guarda... Ho scritto qua qualcosa, qualche appunto per il genio matematico, e questo descrive, secondo me, appieno ciò che dice nei suoi discorsi, nelle sue frasi, insomma, ho scritto qualcosa, te lo faccio vedere. Il nulla, perché non dici un cazzo, di niente, merda, non dici un cazzo, sei poco aggressivo, tira fuori i coglioni! Mica più di così gli salta un'embolia, secondo un po' aggressivo lui. Un cazzo, porca troia, niente, nessun contenuto, devi essere aggressivo. Quando vai con Maria Sofia, quando vai con le... Vabbè, non diciamo cosa sono di OnlyFans, perché diciamolo cosa sono, Twitch... Ha fatto la live di Greenbug, bannano lui, non è un problema. Devi essere aggressivo, cazzo. Poi vabbè. Grazie del consiglio. Discussioni qui sul cattolicesimo, due coglioni, il chirichetto lo fai a fare in chiesa, no, molte volte okay. La religione e il cattolicesimo sono l'oggetto della discussione, dunque è inevitabile parlare. Non se ne può parlare perché ormai la chiesa è morta, con tutte le cose che sappiamo di pedofilia, la chiesa è morta, infatti non ha ragione. Il cristianesimo diventa una filosofia, per carità, una religione, buoni principi eccetera, può diventare anche un credo, ma la chiesa è morta. La chiesa è morta. Sei d'accordo, lo Riccardo? La chiesa è morta. Lo dico qua, la chiesa è morta. Con tutti i pedofili, la chiesa è morta. Vaffanculo. Riccardo? Non sono d'accordo. Non sono d'accordo. Ma Riccardo, ti vedo un po' spento oggi. Sembri sotto Xanax. Cosa è successo? Guarda che ti sta demolendo, Rapallo. Sì, certo. Che dire, se tu, se Rapallo pensa che la chiesa è morta, quando evidentemente non è morta, perché esiste ancora, è libero di pensarlo. Ma insomma, ci tenevo a farti vedere una cosa, Simone. Comunque Rapallo, dopo puoi venirmi tranquillamente, però volevo far vedere questa cosa a Simone, però me lo sono dimenticata nell'altra stanza. Beh, lascerò un attimo così, ok? Adesso arriva con un M16... Eccomi, Simone, per il tuo compleanno, no? E dovevo venire da te, no? E ti volevo fare con questo regalo il mio libro, no? Di matematica. E ti avevo fatto anche una bellissima dedica, no? Che te la leggo se vuoi, no? Al mio conoscente preferito, Simone Buratti, Rainbow, Riccardo Jacopo Bossi. E niente, volevo dirti... Quanto lo conosci, Rainbow? Grazie. Lo conosco da... Prego, figurati. Chiaramente era solo per farsi che lo comprasse, non mi c'era un cazzo di te, ovviamente. No, dai, scherzo. No, sto scherzando. Beh, ok. Era comunque, un gesto carino. No, apprezzo, ma verrò a ritirarlo personalmente io. Ma sì, magari verrò io a dartelo. Lo conosco da circa, oddio, la live quando l'abbiamo fatto, ma poi
No, ci siamo conosciuti molto prima. Sì, no, ci conosciuti... Tu mi hai scritto, Simone. Sì, 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 sì. Tu mi hai scritto, vero, vero, vero? Ma tipo un anno fa. Io direi un anno fa. Sì, sì, sì. Sì, 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 assolutamente. Ma tu, Riccardo... E dunque, sì, sì, comunque il libro, non so se magari qualcuno l'ha pensato, sì, sì, è il mio libro di matematica, si chiama Ubi Maior Mirror Cessa, Operativo Artificiale Alfa, Proprietà e Applicazione della Funzione di Lambert. Si trova su Amazon, costa relativamente poco e sostanzialmente espone tutte le mie ricerche matematiche inerenti alla funzione di Lambert e alle equazioni esponenziali. Bello, hashtag di V. Sì. Spicca fra tutti il teorema di Bossi per la funzione di Lambert, che è... C'è impazzito. Ecco, questo qua. No, non sono impazzito, non sono impazzito, no. Assolutamente. Penso che sia un po' rispettoso dire... No, sì, era, era generale. No, scusami, era in generale, dire... questo qua. Vabbè, magari non si vede. Vabbè. No, no. Insomma, vabbè, sì, non si vede comunque... È la formula chiusa della funzione di Lambert. Cosa ne pensi, Rapallo? Non sono impazzito, voglio vedere il mio libro, così guadagno, semplice, non sono impazzito. No, ci sta, effettivamente tutto torna. Rapallo, cosa anzi, ne pensi? Ti ringrazio, ok, effettivamente. Bah, penso che bisogna mangiare, quindi aspetta un attimo che mi metto anche in modalità pubblicitaria. Ehi, tu, vuoi avere un fisico migliore? Bene, sei di Sarzana in provincia? Vieni alla palestra sicuro. Level. Così ma dove cazzo siamo? Siamo su Italia 7 Gold, ma cos'è sta cosa? Ma... Ovviamente la sponsor è fatta. No, in realtà, no, in realtà io ci tengo che un po' le persone inizino a fare attività fisica, perché a me ha aiutato molto, specialmente colpa tua. Non è colpa tua, Grimbaud. Tu sei la concatena, ok? Perché? Scusami. Diciamo che ci sono state una serie di eventi che mi hanno un po' cambiato grazie alla live che sono venuto. Io ho conosciuto una ragazza, una sciacquetta di Milano, che, di cui io mi ero diciamo innamorato, e poi mi ha tradito con dei tizi a caso, una vera sgualdrina. Gli è anche venuta una malattia alla vagina, lo dico qua in diretta perché ho saputo che è venuta una malattia alla vagina. Io onestamente, con tutto rispetto, dico godo, no. Ok, no, ma... chiaro. Chiaro, chiaro, ma... sciacquette milanesi, mai stare con una milanese, ragazzi. Ok, salutiamo Matilda, comunque... I navigli sono ancora aperti, per spingerle. Ma che cazzo, vabbè. Comunque, facciamo così, ma Rapallo, tu hai mai guardato un contenuto di Riccardo, genio matematico? Bossi. Riccardo Bossi? Qualche clip, prendo poi mi sono rotto il cazzo. Okay. Vabbè, durano davvero poco, per cui poi non c'era più la clip, cioè le clip durano qualche secondo, per cui poi non c'era più la clip. Ma tu, Rapallo, ne sai di matematica? Io di matematica, guarda, onestamente ho fatto lo scientifico, ma la matematica non era la mia materia. Okay. Sono scampato per culo. Ok, ma tu, tu Rapallo, pensi perché... che... Scusami, vai, Riccardo. No, perché scelto lo scientifico se non ti piace la matematica? Non ho capito cosa hai detto, scusa. Perché hai scelto lo scientifico se non ti piace la matematica? Perché alle medie i professori ti consigliano il liceo indirizzato a te, ma secondo me è una cazzata, perché uno dovrebbe fare quello che si sente, non... cioè è una dritta utile, ma dovete scegliere quello che volete. Poi alla fine la maturità, onestamente, se uno deve lavorare e fare altri lavori, non serve. Certo, capisco perfettamente. No, comunque sia... E quindi io dico anche questo, perché comunque io quando andavo a scuola, no, cioè volevo mantenere una buona condotta, un buon rispetto, quindi anche quando la gente magari faceva delle robe strane, no, che fanno un po' i prepotenti, io ovviamente non reagivo per rispetto. In realtà è una stronzata assurda, perché alla fine la maturità non mi è servita un cazzo, quindi avrei potuto reagire, e invece chiaro, non l'ho fatto. Chiaro, ma chiaro. Invece è un atto di grandissima maturità non reagire. Sì, però alle volte bisogna dimostrare di avere le palle, se no si diventa oppresso. Sì, ma non per forza con la violenza, no, verbalmente. No, sì, verbalmente sì. Sì, certo, aiuto. Certo, questo assolutamente. Sì, moltissimo. Comunque sia, ho visto che è venuto... No, dimmi pure, Simone. No, non stavo parlando. Dimmi. Ecco, scusa, non volevo monopolizzare il dibattito, però insomma vedo che non dite nulla, per cui approfitto per dire... No, ma infatti... Sono perplesso, però, perché sei insolitamente tranquillo. Oggi... Troppo tranquillo. Oggi sei troppo tranquillo, Riccardo. Cosa è successo? Ci sono giorni che sono più euforico, ci sono giorni che lo sono un po' meno, insomma.
Ma cazzo, così è l'essere umano, rischia... così è l'essere umano. Ma c'è uno sbalzo d'umore considerevole, però. Ti vedo un po' giù, che hai fatto? Cioè, nel senso, hai fatto qualcosa? Niente, assolutamente niente. Mi vedi un po' giù, ma veramente ci sono state altre un altro bel paio di live con Greybolt che parlava così in modo tranquillo, no? Come l'ultimo con Giuseppe Simone. Certo, o no, certo. O mi sbaglio? No, certo, assolutamente. Sei tu che forse non l'hai vista, alla fine, forse magari tu, Andrea, hai visto solo live in cui... ecco, il fatto che non stiamo parlando di questioni che mi stanno a cuore, come magari la religione e basta. Ok, allora parliamo proprio parliamo di religione. Visto no, direi di non parlare, ne abbiamo già parlato abbastanza. Ho fatto l'ultima live da Rubin, nella quale era presente anche di Cocca e... Beh, t'ha buttato fuori, quindi parliamone adesso. Facciamo così, facciamo così. Sì, appunto, infatti vi invito a vederla, perché vi invito a vedere come ho ascoltato dialetticamente tutti gli ospiti che erano contro di me nella live. Tranne Don Ambrogio, ovviamente, che ma Rapallo, ma cosa cazzo stai facendo? Mi sto rompendo i coglioni. Senti, allora, facciamo così. Allora, ma che cazzo stai invece Andrea ha detto una cosa giusta. Insolitamente mi vede tranquillo, giustamente, perché insolitamente non stiamo parlando di religione. E nessuno, insolitamente nessuno tenta di dire che è una stronzata. Dunque, per questo motivo... Non sono arrabbiato, sono normale, tranquillo. Vabbè, l'ultima volta io non avevo detto che era una stronzata, però è l'ultima volta. Ma sai che l'ultima volta di cosa stavamo parlando? No, una vita fa è stato la prima live. È sempre su fede religiosa. Sì, ma vabbè. No. Non apriamo neanche l'argomento. A proposito, no, volevo dire, ho visto uno spezzone di live di Greenwald, questa live, nella quale era presente Andrea Muzzi, un ragazzo che stimo molto, che seguo. Campione del mondo di memoria, no? E ragazzo, che stimo molto, vedo molti dei suoi video, e pertanto, no, volevo anch'io, insomma, fare sfoggio della mia memoria, nel mio piccolo, no? Se posso, perché certo. Conosco il primo canto della Divina Commedia Memoria. Tutto. Vai. Il primo canto. Cioè, volevo chiedere se potevo spiegarlo. Certo, aspetta che lo... Aspetta, okay. Però magari... Poi magari vorrei sapere cosa ne pensasse Andrea Muzzi di questa mia performance. Vai. Posso iniziare? Vai, aspetta. Nel mezzo... Aspetta che tutti in chat prendete davanti il primo canto, vediamo se non sbaglia. Ah, vabbè, magari, lo so anch'io a memoria il primo canto della Divina Commedia. Sei sicuro? Se tutto il primo canto? Vabbè, ma è brevissimo. Io penso che tu forse non conosci bene la forza di una commedia. No, non è breve per niente. Adesso te lo dico, adesso vedrai, se no, vedrai tu. Vai. Se è breve. Divina Commedia, eh? Sì, Divina Commedia. Sì, beh, grazie. Nel mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che è la dritta via era smarrita. Ah, quanto ridir quell'era e cosa dura. Sta selva selvaggia, forte, che nel pensiero rinnovo la paura. Tante amara che poco più è morte. Ma per trattare del ben chi vi trovai, dirò delle altre cose che vi ho scorte. Io non so ben ardire come vi entrai, tant'era più in sonno a quel punto che la verace via abbandonai. Ma poi che fui al piede un colle giunto, laddove terminava quella valle, che m'aveva di paura il cor compunto, guardai in alto e vidi le sue spalle, vestite già degli raggi del pianeta, che mena dritto altrui per le mie calle. Allor fu la paura un poco cheta, che nel lago del cor mi era durata, la notte che passai con tanta pietà, e come quei che con l'ena affannata, uscito fuori dal pelo alla riva, si volge all'acqua perigliosa e guata, così l'animo mio, che ancor fuggiva, si volse retro a rimirarlo passo, che non lasciò già mai persona viva. Poi che posato un poco il corpo lasso, ripreso via con la parte diserta, sicché il piede fermo sempre era più basso. Ed ecco, quasi al cominciare dell'erta, una lonza leggera e presta molto, che di pelma colata era coperta, e non mi si partì dinanzi al volto, anzi impediva tanto il mio cammino, più fui per ritornare più volte volto. Tempera al principio del mattino, e il sol montava su con quelle stelle, che erano con lui quando l'amor divino mosse di prima quelle cose belle, sicché ben sperare mi era ragione di quella fiera, la gaetta, la pelle, l'ora del tempo e la dolce stagione, ma non sì che paura non mi desse la vista che m'apparve di un leone. Questi parea che contro me venisse, con la testa alta e con rabbiosa fame, sì che parea che l'aria ne tremasse, ed una lupa che di tutte brame sembrava carca nella sua magrezza, e molte genti fece già vivere grave. Questa mi pose tanto di gravezza, con la paura che uscì di sua vista, che io perdei la speranza e l'altezza. Oh!
Madonna santa, poi lì c'è un pezzo che poi la so tutta, poi cioè, vabbè basta, abbiamo capito, è molto lungo, ma bravo, bravo, direi che non è troppo breve, non so, no, è molto lungo, avevo sbagliato io. Rapallo si è addormentato, sì. Però sì, diciamo che la conoscevo perché un giorno a scuola la professoressa italiana aveva portato l'inferno della Divina Commedia, allora io all'interrogazione mi ho studiato tutto il primo canto e gli ho recitata. Scusa. Però comunque parlo di quando ero superiori, per cui un po' di anni fa, ecco, per questo. E me la ricordo allora. Rapallo, dici? Non voglio essere ovviamente discriminatorio o eccetera, ma soffri di autismo? No, assolutamente no. Era una domanda. No, infatti era una domanda. Tu soffri di autismo? No. Era una domanda. Okay. No, ma perfetto. Perché non... Perfetto. La distanza è il canale di Andrea del 1988, eh? No, è il canale di Grimbald, vaffanculo! È il tuo canale, non rompere i coglioni! Scusami, tu Rapallo hai qualche talento che riesci a... Visto che critichi il suo talento, immagino che tu avrai un talento, no? Ma... Sì, ma... Non sto capendo un cazzo, ok? Tu mi hai detto, vieni qui e fai una battaglia. E questo si mette a cantare la Divina Commedia. E io cosa devo fare? Trazioni sopra l'armadio? Vuoi che faccio le trazioni sopra l'armadio? Facciamo sta cosa allora. Cosa cazzo devo fare? Non lo so, perché non vuole sfidarti, Riccardo. Certo, assolutamente. Facciamo gli esibizionisti, vado per strada e urla una vecchia. Oh, effettivamente Simone non mi ha detto... Vuoi fare una battaglia? No, ma io ti ho detto che era una battaglia, Riccardo. Ho detto, vediamo che succede. Hai detto, vediamo che succede. No. Ecco, questo è quello che succede. Mi sembra che... Ah no, allora ok, allora ti sto dicendo che io volevo fosse uno scontro. Cioè, volevo fosse... Allora io ti avrei risposto che non volevo. Ah, veramente? Che non avrei voluto. No, insomma... Ah, perché? Direi che ne faccio tanti di scontri in live per questioni religiose. Ne ho già abbastanza, insomma. Vabbè, ma l'altra volta come Sofia... Non mi sembrava uno scontro religioso quello con Maria Sofia, cioè era uno scontro dove la insultavi. Ma e basta. In un certo senso sì, perché comunque lei, io cercavo di confutare tesi che erano in contraddizione con la dottrina cattolica, per cui... Ok, sì, chiaro. Però... E Rapallo, hai una teoria da esplicarci? Una qualcosa su cui non sei d'accordo con Genio Matematico? Non so. Allora, io... Lo dico... Preferisci il paradiso rispetto all'inferno, dai, allora, rispetto di Dante, dai. Io veramente, lo dico qua, sulla religione non voglio pronunciarmi. Penso che abbia degli aspetti positivi come abbia degli aspetti negativi, ok? Che vanno contro la natura umana. Che poi questi li abbia interpretati male la Chiesa, ok? Io penso che ci sono degli aspetti della religione che vanno contro la natura umana e che perciò la rendono una roba che rende la gente oppressa e che quindi fa delle stronzate. Basta. Ma questo è ovvio, scusami, che cazzo è normale? Cioè... Basta. È ovvio poi, questo. I valori sono belli della religione. Poi, quali? Io mi definisco credente, ok? Magari non praticante, ma credente, ma in una versione un po' tutta mia, perché... Ma di cosa stiamo parlando? Ma che cazzo ne so, ma sei tu che stai parlando tu? Ma scusami, non è che devi chiedermi. No, ma senti, Matilda, di qualcosa tu. Matilda, io te l'ho detto, tu devi portarmi Maria Sofia. Cosa mi porti un chirichetto e uno che dice la Divina Commedia? Devi portarmi avversari degni, gente che si scanna. Io non posso star qui a sentire uno che canta la poesia alle elementari. Cazzo! Ma purtroppo io mi immaginavo delle reazioni diverse da Riccardo. Ma sono in nofap da tu un immaginavi, po' di immaginavi delle reazioni diverse? Perché... No, perché Riccardo, diciamo che ci hai abituati a un diverso tipo di riscontro davanti a certe provocazioni. Quindi chiaramente dal mio lato, ma come dal lato di tutti in chat... Sì, però dopo un po', nel senso, io rispondevo in un certo modo perché non tanto perché volevo rispondere alla persona, ma perché volevo lanciare un messaggio alle persone che guardavano live. Io l'ho dato questo messaggio sono registrate su YouTube, una volta dato il mio messaggio, basta, fine. Non voglio rispondere alle persone in sé. Voglio rispondere perché voglio dare un messaggio, ok? Una volta dato, l'ho dato, basta. Io non ho capito,
Io non ho capito, cioè, tu tieni tanto alla religione perché sei credente, cioè non ho capito il tuo ruolo nei confronti della religione. Sono cattolico, un semplice cattolico, Un semplice. Molte semplice volte parlo. cattolico o uno che, cioè, tu vai in chiesa tutte le domeniche? Sì, dice sì, semplice cattolico, una persona che va in chiesa, almeno va in chiesa tutte le domeniche, sì, niente di Vabbè, più. non lo so io. Sì, no, no, Tu no, vai a semplice, messa sì. quindi, Riccardo? Sì, ovvio, Tutte ovvio, assolutamente. le Domeniche. Sì, non è che è un sacrificio che sa quale, chissà, che domeniche. No, è un certo, sacrificio, è ma per un'oretta. scelta tua, ma perché, cioè nel senso, Sì, non ti certo, sei perfetto sempre mio. rimasto fin da piccolo legato alla chiesa. E Sì, subito. non ti Diciamo sei che mai io ho avuto una allontanato, forte, non ma ho hai mai avuto. avuto dubbi nei confronti delle, cioè, della chiesa, della religione, cioè nel senso, credi Ma nella chiesa? veramente all'inizio, allora io mi Tu sono. credi nella chiesa o nella religione? Cioè, vai in chiesa perché credi nella chiesa o perché credi nella religione? E io non volevo parlare Io non di bestemmio. aspetti Cioè, scusami, guarda, mi religiosi. sono curiosità personali solamente perché non ti conosco, non sto capendo e quindi ti pongo delle domande. Porca troia, ciao amore. Ok, io credo nella dottrina cattolica, che Ok. consiste nella credenza di due cose, in Dio con le sue proprietà e nella Chiesa cattolica come Chiesa di Cristo, insomma, Ma come vera Chiesa che annuncia la chiaro. parola di Dio, ecco. Ma volevo fare una domanda a Rapallo, visto che La religione è la credenza, la congiunzione di queste due cose, ossia di Dio e della Chiesa, la religione. Chiaro, Essere io non ho religioso, idea. credere nella religione. Rapallo, volevo farti una domanda. Visto che oggi Riccardo non, mi sembra che non voglia partecipare a un ipotetico dibattito, e tu che cosa ne pensi di Andrea del 1989? Avete mai avuto occasione? E io che cazzo c'è, cosa voglio, cosa c'entro Vabbè, adesso? vorrei sapere cosa Non ne ho pensi. capito. Andrea è simpatico, cioè è bravo, poi va contro Maria Sofia, quindi ha tutto il mio massimo Sì, rispetto. ma non è che lo faccio per divertimento, perché... Ma che cos'è che hai contro Perché Maria le cose che Sofia, dice... Rapallo? Oh, abbiamo tutta questa autorità Ma avete che ci mai... Cioè, crediamo di mai cambiare parlato il con mondo. Sofia? Cambi il mondo cosa? Facendo video del cazzo, andando in un supermercato con un cartellino così a impedire di acquistare la carne. Ma che mondo vuoi cambiare? Ma poi che mondo c'hai in testa? Che le donne quindi tutte su OnlyFans a vendere il corpo? No, perché è una sensazione artistica, mostrare il cespuglio è una cosa artistica. Oh, siamo tanto spirituali, siamo tanto. Ma che cazzo fai? Ma 18 anni. Appena uscita dalla vagina si mette a fare queste cose. Quanti Vabbè, insomma, anni hai, non Riccardo? proprio, insomma, è passato un Ma ventennio, porca voglio di quella dire. puttana! Ma E tu quanti tutto anni hai tu, questo credersi Riccardo? importanti! E Quanti anni hai? poi ovviamente dico solo questo, che non dico, però ovviamente dico, cioè, si usa questa parola, red flag non per dire il politico, giusto? Io ovviamente sto dicendo red flag non per il politico, è ovvio, red flag in senso di pericoloso, intendiamoci. Se è una Sarai red mica flag. comunista, eh? Ah, si può dire? È Sarai comunista. mica È comunista. comunista, eh? È comunista, dai. È Ma comunista. che... non credo, Tu non credo Rapallo non comunque. sei comunista? Allora, io posso dire la parola senza esaltarla, giusto? No. Beh, comunismo sì, ecco, Io comunismo sì. non sono F. Cioè, aspetta, in Meno entrambi i sensi male. non sono F. In entrambi i sensi non sono F. Si può dire, si può dire. Non sei una femmina, non sei una femmina. Esatto, volevo dire questo. No, più che E altro, Simone. che Con tutto. cazzo sto sentendo? Cosa sta succedendo? Ma Cioè, mi vai sta avanti, vai aggiungendo avanti, livelli di trascendenza vai avanti. Vai intellettiva. avanti, Non sono F in tutti i due sensi. Che vai avanti. Andiamo avanti, cazzo no. è? Andiamo avanti! Non sono un filibustiere. Cos'è? No, vabbè, sì, intendiamola così che è meglio. Vai avanti, Rapallo, per favore. Poi penso che ci siano due tipi di comunisti. Ci sono i Non comunisti sono col F. Rolex, la villa, e poi ci sono invece i comunisti che magari fanno davvero la vita da comunista, non so, casa popolare, auto così. Poi ci sono quelli con Bambini Rolex, arrosto. che fanno i comunisti con Rolex, eccetera. E poi, no, niente, nel senso, dico solo questo. Ma scusami, Rapallo, ma hai qualcosa contro Fedez? Che No. è la Come persona. cantante no. Come Invece cantante no. no, ma come idee che spara fuori avendo il ruolo.
vendo i Rolex. Vai avanti, finisci la parola. Non è un comunista, diciamo, comunista, ecco. Ma non è proprio comunista, Fedez, dai. Infatti. Non è comunista, Fedez. Effettivamente. Comunque, se posso dire una cosa, Simone. Ma come stai tenendo la telecamera? Sì. Col pisello? Non capisco. Non ho telecamera, è il mio portatile. Ah, ok, scusami. Pensavo dicesse non ho pisello. Dimmi. No, più che altro non ho più troppa voglia di scherzare qua in live da te, perché molte volte mi sento un po' preso in giro da te, ti dico, Simone. E per questo, cioè, io penso che tu, i tuoi ospiti, molte volte tendi a volerli un po' prendere in giro, no? E, cosa vuol dire? Boh, insomma, chiaramente non... Ma scusami, ma oggi, Riccardo, ma cosa c'hai? Non capisco. Come hai pippato con Di Pre? No. No, allora, io adesso potrei fare un sacco di battute, no? Perché sapete che mi piace molto fare battute, no? Mm. Ho sempre una risposta pronta, che fa ridere. Però poi magari verrei preso in giro, e tu, in particolar modo Simone, tendi un po' poi a prendermi in giro, insomma. Io? Vedi come adesso, nei tuoi modi di fare un po' mi sento preso in giro da te, ti dico la verità. Ma io cosa dovrei dire? Con tutte le robe che mi dici a me, scusami, cosa dovrei dire allora? Ecco, la tipo te. Ma non so, ma tu canti meglio di me. E non ci vogliamo. Cioè, comunque le fai, sì. Anche, mi sembra che fai anche tu le battute nei miei confronti, sì, no? Sì, effettivamente. Allora. Sì. Cioè, solo a seguito del tuo tentativo di prendermi in giro. Nella fattispecie, l'ultima volta tu volevi per forza farmi litigare con Vez, allora per forza di cose, dopo un po' ti ho preso un po' in giro. Ma perché volevi per forza farmi litigare con Vez? Ma farti per forza litigare con Vez è prenderti in giro? Ma in un certo senso sì, cioè se tu non mi dici niente, mi dici ma cosa pensi di essere migliore di Vez? Come se io fossi scemo e davvero pensassi... Ma scusami, sei tu che dici di essere migliore di tutti, scusami, però cioè, trovo un accordo anche con quello che dici. Cioè, ci sono N live dove dici che sei migliore di tutti, che batti tutti, qualunque persona la batti in dialettica, quindi mi sembra per proprietà appunto, transitiva... Che domanda un po' sciocca, perché l'hai chiesta la domanda? E allora... Ma perché siamo in una live, l'hai detto pure tu che vuoi fare show, no? L'hai detto pure tu che vuoi fare show, come nella scorsa live hai detto non sono così, sì, ho fatto personaggio, sì. Quindi se si vuole fare show, si fa show. Se non si vuole fare show, non si fa show. Però c'è un compromesso tra le cose, caro Riccardo. Sì, hai ragione. Diciamo che comunque un po' mi ha dato un po' fastidio, ecco, insomma. No, mi dispiace che ti abbia dato fastidio, che tu abbia percepito ciò. Semplicemente è chiaro, se io ti chiamo in live, ovviamente ti chiamo in live anche perché comunque il contenuto che porti è show, piace alla gente e mi diverte anche a me. Ma cosa stai facendo, Rapallo? Sì, il fatto è che si deve capire che è show, ok? Niente. Vabbè, ma quello sei tu che lo puoi far capire. Ma è un personaggio, è davvero così. È chiaro che... attenzione, non è che sono un personaggio. Mi atteggio un po' in modo teatrale, un po' in modo simpatico, perché voglio divertirmi, chiaramente. Ma io lo dico, il problema è che molte show. Volte non penso che i tuoi iscritti capiscano queste cose. Molte volte, alle volte, penso che neanche tu lo capisca. Cioè, no. Pensavo che tu non l'avessi capito. Ok. Lo capisci che io recito, certo. Quando faccio ridere. Non sono così nella vita reale, sempre. Grazie, lo so. Prego. Lo sapevi? Sì, abbastanza. Credo sia abbastanza percepibile che tu fai show, no? Beh, a giudicare da tutti i commenti sotto i video da Tana del Fritto, nei quali ci sono io, non sembrerebbe, ecco. Ma è che Tana del Fritto però non sono io. Cioè non sono io che scrivo. Comunque... Sì, lo so. Ma dicevo, mediamente non sembra evidente che sia percepita questa cosa, ok? Talmente che ci sono molti commenti che dicono una cosa contraria a questa. Chiaro. No, mi dispiace che tutto ti sia sentito preso per il culo. Cioè, non era ovviamente la mia intenzione. Cioè... Ok, ma questo è anche il motivo per il quale non c'ho troppa voglia di scherzare, ecco. No, poi anche perché sono stanco di mio oggi. Me l'hai chiesto, l'ho fatto. Ho appena mangiato, dunque, effettivamente sono un po'... Hai appena? Appena mangiato. Ah, ho appena pranzato, ho detto minchia, alle 8, alle 10 e mezza. No, appena mangiato,
Non ho capito. No, ma adesso dovrebbe entrare un ospite, probabilmente, vediamo se riesce a me l'hanno chiesto in chat, non sto fuori, me l'ha chiesto in chat una persona, tira un urlo a caso, l'ho fatto. Cos'è che è? Ah, no, ho letto un commento, ha detto tira un urlo a caso, lo faccio, cioè... Ok, chiaro, beh, magari si sabba, non lo so, ti aiuto. Ti ringrazierei veramente. Beh, tanto sono qua, cioè, a sto punto, visto che non devo fare un cazzo, almeno... No, in realtà Rapallo, purtroppo, non c'è Maria Sofia in questo momento disponibile, peccato. Ma... C'è no, una persona, c'è una persona in realtà che potresti avere pane per i tuoi denti, come si può voglio dire. Voglio versare i tosti. E siamo a 8. Ma solo se penso a te, mi siedo solo sulle panche, tutto sembra più distante, sono in shadow Chloe.